Si chiama PlayStation Portal ed è un prodotto molto atteso dai videogiocatori, soprattutto quelli con una PlayStation 5. È un accessorio progettato appositamente per il remote play. Ma che vuol dire remote play? Vuol dire che con PlayStation Portal ci si può connettere alla propria PlayStation 5 da dovunque ci sia una connessione internet, e quindi sotto Wi-Fi, ma anche usando uno smartphone come hotspot. Portal è un dispositivo elegante e compatto, e con un buon display Full HD. Ma attenzione, non è una PlayStation 5 portatile, ma un dispositivo in grado di connettersi alla propria console e da quella giocare in streaming, un po' come già si fa, ad esempio, con dispositivi connessi come tablet e computer o smartphone, ma con l'alta qualità dei controlli di Sony che replicano in tutto e per tutto un controller per PS5. Una delle caratteristiche più interessanti del PlayStation Portal è l'ottimo rapporto tra usabilità e portabilità. Il dispositivo garantisce una connessione stabile e senza ritardi. Il discorso fuori casa, invece, si basa tutto sulla qualità della connessione. Funzionerà bene se il telefono prende bene o se c'è un buon wifi a disposizione. Funziona un po' peggio, ad esempio, nei viaggi lunghi in treno, in cui magari si cambia cella spesso. Un altro punto a favore è il design ergonomico. Il Portal si adatta comodamente alle mani, offrendo un'esperienza di gioco naturale ed immersiva. I pulsanti reattivi e i controlli sono quelli di PS5, eccetto qualche minima variazione, ma l'esperienza di gioco è di alto livello. Il display è solo HD, ma è piuttosto grande e ben calibrato e permette di non consumare la batteria troppo velocemente. Portal garantisce diverse ore di gioco prima di dover essere ricaricato. Uno svantaggio del PlayStation Portal è la compatibilità limitata. Funziona solo con la PS5. Non costa poco, 219 euro, a cui ovviamente si aggiunge il costo della PS5 e dei giochi o degli abbonamenti, ma per un gamer che voglia essere sempre in contatto con la propria PlayStation 5 è un accessorio da tenere in considerazione, soprattutto perché portarsi dietro la console è molto più complicato. In conclusione, il PlayStation Portal offre un'esperienza di remote play ottimizzata, non impegna il telefono o il tablet e si integra subito nell'ecosistema PlayStation. Certo, è un po' caro e al momento dalle funzionalità limitate al remote play. Ci ricorda un po' il pad della Nintendo Wii U, con in più ovviamente la connettività Wi-Fi. Ma per giocare in casa senza stare per forza davanti alla TV o anche fuori con una buona connessione è un ottimo investimento.